Buonasera, buon giovedì a tutti. Allora, questa volta con mezz'ora abbiamo posticipato di mezz'ora. Vediamo chi si connette con me. Infatti, qualcuno mi ha messaggiato in privato pensando che non facessi la diretta, però io ve l'ho scritto nelle storie. Allora, la notifica è arrivata. Vediamo chi mi farà compagnia. Vediamo un pochetto. Maria, buonasera! Buonasera. Alziamo un po' il volume, stasera il papetto, vediamo chi è in diretta con me e se si sente. Vediamo. Allora, oggi faremo una ricettina salata e faremo la pasta con i fiori di zucchine. Ciao Miki, buonasera! America, buonasera! Abbiamo posticipato di mezz'ora perché? Perché adesso da ora in poi le giornate si sono allungate, fa più caldo, arriverà l'estate e io comunque faccio sempre un po' tardino al negozio, infatti sono salita 10 minuti fa. Quindi ho fatto le corse. Allora, vediamo chi si connette con noi e iniziamo a preparare questa pasta con i fiori di zucchine. Proprio l'altro giorno. Ciao Carmela! Maria, salutiamo! Ciao. Maria saluta tutti e ciao Teresa. Pochi giorni fa mi portarono a casa delle zucchine di giardino con questi fiori vicino, ma sono una cosa inaspettata. E che dire? Allora mi è venuta in mente questa ricetta che preparava la mia mamma. Molto semplice, veramente semplice ed economica. Adesso stasera la facciamo insieme. Ciao America, grazie. Maria, salutiamo tutti e tutti. Allora, stamattina, non so se avete visto nelle storie, Maria, insieme alle sue amichette, insieme alle classi quinte dell'elementare, della scuola elementare, hanno fatto il volo del palloncino, hanno salutato la scuola dei piccini perché l'anno prossimo andrà a scuola dei grandi, eccola là, sta sorridendo, andrà alla scuola media. Ciao Giovanna, Anna, Carmela, buonasera. Allora, io vi giro verso di me. Tanto non indosserò i grembiulini perché è talmente una cosa veloce che la faccio in ambressa, ambressa. Carmela, grazie, non ne potevo più, fa troppo caldo. Allora io ho tra lavoro, casa, l'andirivieni, cioè, molzati i capelli. Ale, non ce ne importa, tanto dovete vedere la ricetta, non dovete vedere me, dovete sentire la voce. Allora, che cosa facciamo? Nella padella antiaderente andiamo a mettere, accendiamo innanzitutto. Io qui ho, ciao Teresa, Vincenzo, Graziella, ho già messo l'acqua con il sale. Qui andiamo a mettere l'olio extravergine. Invece l'altra signorina, la grande, stasera alla festa alla scuola superiore, poiché si festeggiano i 190 anni dell'Istituto Tecnico Nautico qui sull'isola di Procida, quindi ci sarà questa grande festa. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo a mia figlia. E sono belle, quando poi si vanno alle feste è sempre bello, no? Allora, prendiamo uno spicchio d'aglio, tagliamolo in due metà, poi dopo lo andiamo a rimuovere e lasciamolo cuocere un pochetto. Ciao Ait, Mariella, Visa, Angela, Anna, Giusy, mi ripulisco un attimo le mani. E prendiamo questi meravigliosi fiori. Ma guardate come sono belli. Bellissimi. Ovviamente io li vado a pulire un pochetto, andiamo a togliere il pistillo all'interno, però puliamoli un attimo, togliamoci questi gambetti qui. Aspettate che vi avvicino, come siete lontani. Assunta da Pannarano, un bacione tesoro. Allora, condividete la diretta, perché questa è proprio una ricetta di stagione. Fresca, veloce, la potete mangiare anche fredda senza insomma riscaldarla. Adesso vi faccio vedere in che modo possiamo realizzarla. Allora, prendiamo questi fiori qua più grandi, poi ne lasciamo due piccini per la decorazione. Ciao Paolo, buonasera. Allora, togliamoci questi qua. Stasera i papetti, vediamo se c'è Elio che piace lo papetti, eh? Vediamo. Allora, lasciamo questi qui per la decorazione e qui all'interno, vedete, c'è questa parte qui che è amarognola, il pistillo lo andiamo a togliere, quindi togliamoci la parte interna. Anna, grazie, sono buoni anche fritti, sì, sono molto. Anna, eccoti,
Ecco, Anna è una delle tantissime mie care amiche che mi ha messaggiato in privato e ha detto: Michele, ma che è stato? Perché non stai facendo la diretta? Avete ragione, io non l'ho detto la volta scorsa che l'avrei posticipata, però l'ho scritta nelle storie. Comunque, da oggi in poi alle 20:30, così ci siete un po' tutti e possiamo inciuciare queste ricettine insieme. Stasera so churid, Paolo Cascone, so churid, i churid zucchina. Ciao, buonasera Rosita. Allora, prendiamo i fiori e ecco qua. Grazie Antonietti. E iniziamo a spezzettarli. Ciao Elena, buona serata, fai la brava, mi raccomando. Come sempre, mia figlia è uscita per la festa. Allora, spezzettiamola all'interno, voi fate delle più grandi, più piccini come volete voi, tanto sono talmente teneri che insomma diventeranno subito morbidi, quindi fateli a pezzettini, non c'è bisogno di tagliarli a pezzettini zic 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 come dico io con il coltello, quindi facciamo così, è tutto a posto, è facile. Aspettate che adesso vi giro e prendo la cucchiarella e giriamo. Ciao Miriana, e mescoliamo, Dopo io ho preso un tipo di pasta, la volta scorsa l'ho fatta con le penne, i pennoni, però questa volta invece ho preso un po' di pasta fresca. Voi sapete che amo la pasta fresca, sia farla che comprarla fresca, insomma. Ho preso un formato di pasta, mettiamo un altro pochetto d'olio perché come vedete subito si asciuga. Che ne ho messo poco, vi faccio vedere. Come li fai? Li facciamo con la pasta, Paolo? Ho preso questo tipo di pasta fresca che si chiamano cortecce. Sono tipo fusilli, un pochetto più grandi. Dopo li andiamo a... voglio vederlo, perché mi sono piaciute, mi piaceva la forma. Guarda, è fresca la pasta, quindi in 5 minuti, insomma, si cuocerà. Allora, che cosa? Ciao Anna da Pozzuoli, Marica, Flora. Allora, giriamo. Facciamo a passini un pochetto e poi sfumiamo. Ecco, ciao Loretta, un abbraccio. Sfumiamo con un 20-30 ml di vino bianco. Sfumiamo, aggiungiamo un po' di erbetta cipollina, poco, ma l'aggiungiamo. Se non vi piace, non la mettete. Mettiamo un po' di pepe, facciamo cuocere, guardate, piano piano si appassiscono i fiori, copriamo con il coperchio e vi giro verso di me. Buonasera Patrizia, madonna, abbiate pazienza, non leggo neanche più. Allora, prendiamo un po' di pasta in un piatto, così iniziamo a vedere, insomma, giusto una porzioncina, facciamo. Questa è una pasta, come dicevo, per chi si fosse connessa adesso, il video è pessimo, forse da me, non lo so, non si vede bene signori, voi come vedete? No, io da qui, dall'altro telefono vedo bene, forse da te Paolo non hai molta connessione, possibile. Ciao Carmela, Carmela dall'America, giusto? Allora io penso che così possano andare. Allora, ecco qua, questa è la pasta fresca, dopo la andiamo a calare e la inciuciamo. Mia mamma faceva questo piatto con questi fiori di zucchine soprattutto nel periodo estivo, ecco qua. E grazie Adele, grazie Antonietta. E come la andava a condire? Andava a fare, insomma, questi fiori, così li faceva appassire e poi dentro ci buttava. E adesso noi ci buttiamo un paio di cucchiaini di ricotta. Io ho preso questa qui perché è più lavorata e più raffinata quella in confezione, è meno grezza ed è meno acquosa. Quindi andiamo a metterci due cucchiaini perché si scioglie. A me la panna non piace tanto nella cucina, personalmente. Se a voi la ricotta non vi piace, potete metterci, ciao Carmela, potete metterci la panna se vi piace, la Philadelphia, un altro tipo di formaggio spalmabile, oppure come sto facendo io, un paio di cucchiaini di ricotta, perché a questo punto si scioglierà bene bene, va bene? E quindi facciamo così,
ci aggiungiamo un po' di parmigiano e giusto un pizzico di sale perché non abbiamo salato. Ecco qua, il pepe l'abbiamo messo prima. Adesso che facciamo? Facciamo sciogliere, nel frattempo ci caliamo anche la pasta. No tesoro, quali sono quelli verdi piccini? Marica, raccontaci un po', andiamo a tuffare. Ecco qua, ci mettiamo un filo d'olio così non si attaccheranno quando insomma saranno pronti in cottura. Andiamo a mescolare, quando saliranno li togliamo, saliranno a gatto, li togliamo. Ecco qua, eccomi, andiamo, vedete? Andiamo a rimuovere l'aglio, è la cosa che devo fare perché sinceramente l'aglio poi così grande non va bene. Veramente a me piace l'odore, neanche mangiarlo. Quindi giriamo un pochetto, mescoliamo, Ciao Angela, dalla Germania! Allora, a questo punto, vedete, si è sciolto. Noi che facciamo? Spegniamo, dopo, al momento del condimento, ci buttiamo giusto un pochetto d'acqua della cottura della pasta. Allora, dimmi, sono molto... ma non si trovano qui? No, non lo so, tesoro, non li ho mai visti questi qua piccini che dici tu, verdi. Questi non li ho mai visti. Cinzia, per preparare il dolce che hai fatto per la festa della mamma, che bello! Mi raccomando le foto, quando li fate queste mie ricettine, io vi aspetto con le foto, mi raccomando. Buonasera, Lin! Allora, giriamo e vediamo un pochetto. Ah, poi c'era qualcuno di voi che attentamente, in uno dei miei tanti video che ho fatto, delle tante live, no? C'è qualcuno che si è accorto dei miei amici che sono qui sopra, non so se ve ne ho mai parlato, ma io ho due pesciolini che hanno 5 anni e si chiamano Tip e Tap. Ah, pesciolini rossi. E allora c'è qualcuno che mi dice, ma com'è possibile, Michela, che ti durano insomma tutto questo periodo? Non lo so, sinceramente non lo so, però hanno 5 anni ed uno è morto dopo 6 anni. Grazie Antonella, Rosa. Allora, la pasta è salita, anzi si chiamano le cortecce. Andiamo a metterle qui, va bene? Guardate che spettacolo. Invece di metterci i pennoni, ci mettiamo queste cortecce, che se voi non trovate potete metterci i fusilli o altro. Andiamo a metterci giusto un cucchiaio di acqua. Buonasera Francesca! Un cucchiaio di acqua della cottura. Ecco qua. E andiamo a mescolare. Facciamo ovviamente, come si dice, risottare, però io quel movimento così non lo so fare, altrimenti mi vola la pasta dappertutto. Io dico la verità, io so fare le cose semplici. Mescoliamo sempre. A questo punto aggiungiamo un altro pochetto di formaggio grattugiato, vedete, e poi che ve lo dico a fare, il basilico ce lo mettiamo? E ci vuoi, e ci vuole a pezzetti. Mettiamoci anche il basilico, mescoliamo. E che ve lo dico a fare, guardate come si asciuga, vedete? Prendete sempre una padella buona, antiaderente, mi raccomando, e condividete la diretta, lasciate un like, un messaggino, quello che volete voi. Allora, la pasta è pronta, ci mettiamo un pochetto di pepe, andiamo a mescolare ancora. Grazie, ciao Marcello, ci sei anche tu Marcello Mottura. Elio stasera non c'è, o sono io che non ho letto. Allora, facciamo così, adesso prendiamo il mio piatto che voi già conoscete, quello con il mio nome e il nome del mio che dice Antonella, perché sorridi, fammi sentire, con il mio logo e il nome del mio blog, e prendiamo questa meravigliosa pasta. Avete visto? E niente, l'abbiamo preparata veramente, in men che non si dica.
è vero? Sono ovviamente qui, sono 2-3 porzioni, eh? Sono 2-3 porzioni, però pure perché il piatto è bello grande, quindi facciamo così. Facciamo così e ci mettiamo un pochetto di formaggio, giusto per qualche fogliolina di basilico, più piccine. Mettiamola qui, va bene? E poi decoriamo con i fiori che ci sono rimasti, va bene? Che vi devo dire? Eccolo qua, il nostro piatto di stagione con i fiori di zucchine, vedete? Ricotta, parmigiano, pepe. Grazie Filomena, Giuseppe, non ti preoccupare Antonella, Filomena Silvestri, buonasera, Miliana, guardate che meraviglia. Beh, io uno solo lo assaggio, uno solo lo assaggio. Yeah. Cazzo può fare, guardate, no, dovete assolutamente farlo. Allora, questo è un piatto, mi giro verso di me, grazie Vincenzo, sempre gentilissimo. Allora, lo dovete fare perché è un piatto di stagione, forse così lo vedete meglio, ve lo faccio vedere da sopra, vedete, dove non scorrono i messaggi, vedete? Che meraviglia, eh? Allora, mi raccomando, fate asciugare bene bene, vedete, nella padella non è rimasto nulla, fate asciugare bene bene, la padella deve essere una di quelle buone, mi raccomando. Sì, Filomena, ciao Nietta, mi raccomando, eh? Allora, se rifate questa ricettina, come sempre vi aspetto tra i commenti, vi aspetto in pagina con le vostre meravigliose foto. Mi raccomando, condividete la diretta, lasciate il like, il commento, iscrivetevi al mio canale YouTube. Avete visto, ho fatto anche le mandorle pralinate. Mi raccomando, vi ho fatto il video, rifate anche quelle perché sono al bacio, come sempre. Grazie Marica, come voi, all'alternativa alla ricotta potete metterci il formaggio spalmabile. Insomma, fate voi, non vi preoccupate. Io vi saluto tutti, ci vediamo domenica per un dolcino sempre al bacio. E niente, grazie sempre di essere stati qui con noi, grazie a chi c'è adesso, chi ci sarà dopo, e condividete la mia pagina, restate con me sempre, e mi fa tanto piacere sempre fare queste live, postare le mie ricette e avere la vostra amicizia. Ciao Maria! Ciao! Ciao tesorucci, ci vediamo domenica!